Prova, prova, prova. Siamo coscienti che le parole stanno perdendo significato, diminuiscono di spessore, si fanno fragili, friabili, ci si sgretolano tra le dita e sono già polvere. Più che inventare parole, sebbene possa continuare a farlo, lo scrittore dovrebbe reinventarle ogni volta che le utilizza, infondere loro nuova sostanza, non isolatamente, una a una, ma in relazione alle altre di modo che possano illuminarsi reciprocamente all'infinito. Queste sono delle parole di un grandissimo scrittore ehm, come José Saramago e noi siamo qui in questa sala cometa della nuvola, nell'ultimo giorno di Più Libri Più Liberi, per ricordarlo nel centenario della nascita, una delle voci più straordinarie della letteratura contemporanea, insieme, e la eh, salutiamo con un applauso a Pilar del Rio Saramago in occasione della pubblicazione di questo libro che nelle ristampe eh, tra le ristampe dei tanti titoli di José Saramago che il suo editore ehm, italiano ha proposto insieme ad albi fotografici e, a, e altre cose, altri inediti, è questa una cosa tutta italiana, potremmo dire davvero tutta italiana che ha invece proposto il marchio della Nuova Frontiera che forse molti di voi conoscono anche come uno dei marchi in Italia più attenti alle letterature in lingua eh, spagnola, naturalmente anche dell'area eh, sudamericana. E guardate, questo titolo eh, è interessante per noi perché si chiama questo libro Lezioni italiane e sono le lezioni e le conferenze, una selezione di lezioni e conferenze tenute da José Saramago nel corso del tempo in Italia, curate da Giorgio De Marchis che è lì e che insomma ringraziamo anche lui con il nostro applauso perché ci consente di leggere queste conferenze uh, ci sono tante cose da dire, immagino che il pubblico qui presente sia un pubblico fatto di appassionati lettori e lettrici di Giuseppe Saramago e credo che abbiate uno strumento abbastanza straordinario nelle lezioni italiane perché è come sentir parlare direttamente José Saramago, cioè sentirlo parlare in pubblico, perché è vero che è uno degli scrittori la cui voce si imprime nell'orecchio anche soltanto leggendo i suoi romanzi. Se c'è una cosa che lascia sgomenti, quasi storditi, oltre che l'ammirazione per il suo talento, è proprio il fatto che ti sembra, dopo che hai letto almeno un paio di libri di Saramago, di avere la sua voce, il suo timbro nell'orecchio, che è, come ricordava anche Pilar, qualche ora fa all'arena Robinson una sorta di partitura musicale di cui lui è il direttore d'orchestra. Ma in questo, caso, in questo caso noi abbiamo di fronte il conferenziere, tra virgolette, magari a volte anche ehm, recalcitrante all'idea che una conferenza debba essere scritta, noi naturalmente qui ne abbiamo alcune, ma che sia più interessante per lui, questo lo, lo, lo sottolineava, parlare. Andando anche a braccio, seguendo l'immaginazione del momento, eh, interagendo con la platea, facendosi guidare dalla platea. Prima di dare la parola per un momento a, a, a Giorgio De Marchis, perché ci spieghi come sono state selezionate, compattate queste conferenze, posso dirvi che all'interno del, del volume voi trovate sia una parte di riflessione di Saramago sulle sue stesse opere, quindi eh, c'è una parte molto affascinante in cui è lui stesso a raccontarci i suoi libri da, da una prospettiva naturalmente molto personale. E in, altri, in altre conferenze, che sono forse quelle più numerose, fa delle riflessioni anche generali sulla letteratura. Eh, c'è per esempio un passaggio bellissimo in cui spiega che cosa per lui significa il rapporto con la storia. La storia, quella famosa con la S maiuscola che tanta parte ha nelle sue vicende, nelle vicende che lui sceglie di raccontare, oppure propone un passaggio che chiedo anche a Giorgio, magari se ha voglia di raccontarci, perché è illuminante dal canto al romanzo, come lui scrive, no? Tanto più che parlavo di voce e di canto, che comunque è dentro la dimensione narrativa di Saramago, è una, è una, è una dimensione molto presente. Quello che colpisce è che è uno scrittore che riflettendo su se stesso, anche come fa in quel bellissimo discorso Pilar che lui tiene in occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura, che è un capolavoro di per sé, cioè da un certo punto di vista uno dice tu ricevi il premio Nobel per romanzi assolutamente impressionanti e credo che sia per ogni scrittore, lo raccontava anche Annie Ernaux in questi giorni, per ogni scrittore sia difficilissimo scrivere quel, quel discorso perché sembra un bilancio totale, un, anche un, posso dire un'esposizione davanti al mondo. Se voi andate a recuperarlo, quel testo che lui eh, appunto pronuncia in occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura, è, è sconvolgente anche la chiarezza con cui ci fa osservare lui stesso nel percorso della sua scrittura, quasi parlando di sé in terza persona, non per ragioni narcisistiche, ma proprio per cercare di allontanare da sé il saramago che nel ha scritto e chi era quel José che negli anni ha come dire, dato forma a quei personaggi a quelle storie Giorgio prima di coinvolgere Pilar perché naturalmente tutti aspettate di ascoltarla e, e sapere da lei delle cose che riguardano ovviamente José Saramago la sua letteratura la sua vita volevo appunto chiederti se è stato complicato anche mettersi sulle tracce del Saramago orale in qualche modo Intanto, eh, grazie di questa presentazione, di queste parole d'apertura. Eh, prima di, di parlare del libro, mi preme dire: sì, sono il curatore del libro, ma non è, è un libro che non, i libri non si fanno da soli, ci sono una serie di persone che veramente hanno contribuito in maniera determinante alla nascita, e alla genesi di lezione italiana. In primis Pilar Del Rio e la Fondazione Saramago, che. Voglio, voglio ringraziare pubblicamente per, per l'appoggio, il sostegno e l'aver eh, ritenuto eh, opportuno eh, riunire le conferenze che Saramago ha tenuto in Italia. Poi, voglio ringraziare l'editore di Nuova Frontiera Lorenzo Ribaldi e, e, tutto, e il, tutto, tutte le persone che lavorano alla Nuova Frontiera. Per, per la cura, ma veramente per l'affetto con cui questo libro è stato preparato in ogni, suo, in ogni suo aspetto. Per quanto mi riguarda, devo dire che sono partito da delle considerazioni piuttosto facili. Saramago aveva un, un legame privilegiato con l'Italia, aveva una, una sua eh, Pilar nel, nel libro in cui ricostruisce gli anni di Lanzarote insieme a Giuseppe Saramago, parla dell'Italia come della seconda patria eh, di Giuseppe Saramago e non è un caso, io credo che alcune delle conferenze più belle che Giuseppe Saramago abbia tenuto eh, mai, le, ha scelto di tenerle qui, come se proprio il rapporto con l'Italia e l'amore per l'arte italiana eh, lo abbiano in qualche modo, uso un termine forse improprio, costretto a riflettere sulla propria arte e sulla propria opera. Alcune di queste conferenze per gli studiosi di letteratura portoghese, per gli studiosi di letteratura italiana, erano note, erano pubblicate in Portogallo o erano comunque... Eh, state pubblicate in riviste scientifiche, in edizioni molto limitate, quello che ho pensato era che per i tanti lettori italiani di Saramago questa, queste conferenze eh, potessero essere riunite e eh, diventare una sorta di porta d'accesso per i romanzi che in tanti avevano letto, e, oltre al fatto che alcuni di questi testi erano, non erano disponibili, erano inediti in edizione, in, in edizione italiana. Eh, sono contento che eh, tu faccia riferimento a, al più antico di questi testi, eh, dal, dal canto al romanzo, dal romanzo al canto, perché io penso che sia uno in assoluto dei, dei più belli di questi testi, in cui Saramago riflette sull'evoluzione della forma romanzo, su, sull'origine eh, sull della letteratura come, come canto e eh, sulla necessità di confrontarsi, e questo lo trovo... Eh, appassionante per uno scrittore del Novecento. Questo è un, è un testo che Saramago scrive negli ultimi, alla fine degli anni Ottanta, eh, con il modello di Omero. Ossia, lui afferma: eh, il romanzo ha l'obbligo di. deve omerizzarsi, deve essere ambizioso come era ambizioso il poema epico eh, ai tempi appunto di Omero eh, che aveva l'obiettivo di essere qualcosa di più di uno semplice raccontare una storia ma doveva, essere una, doveva creare una cosmovisione, una visione del mondo, doveva essere come poi più tardi lui dirà il romanzo non come genere letterario ma come mare che accoglie eh, tutti gli altri generi, la saggistica, la poesia eh, la drammaturgia, c'è cioè una famosa dichiarazione di Saramago che può sembrare così stupefacente, lui a un certo punto dice: Forse io non sono un romanziere, forse non sono uh, un romanziere che per un premio Nobel della letteratura, per un autore di cecità o memoriale del convento è stupefacente, ma dice: Forse sono un saggista che non sapendo scrivere saggi scrive romanzi. Nel senso che. In fondo, sono strumenti di conoscenza, non, non è semplicemente raccontare una storia. Da questo punto di vista, mi sembra che, che abbia raggiunto l'obiettivo di omerizzare il romanzo e riportarlo lì al canto delle origini, oltre al ritmo, eh, che anche questa mattina parl accennava Pilar su il ritmo musicale della sua stessa prosa. Ecco, questo mi sembra um, insomma, quello che io mi sento di dire, aver raccolto quelli che sono i testi pubblicati, non, non si è scelto di non trascrivere interventi che magari erano stati registrati ma di cui non c'era il testo, anche per rispetto all'autore che se non aveva elaborato un testo non era opportuno insomma, trascriverlo. Ed è vero, Saramago spesso teneva delle conferenze a braccio e quindi... Certamente sono molte di più le conferenze tenute in Italia di Saramago, non credo siano molte di più i testi disponibili su queste conferenze. Grazie. Grazie a te Giorgio. E do subito la parola a Pilar aggiungendo solo 30 secondi, intanto un dettaglio che comunque è gratificante l'Accademia Italiana perché vedo dalla tua biografia Giorgio De Marchis che eh, coordini la cattedra José Saramago all'Università di Roma 3. Non so se sia gratificante per l'Accademia Italiana, per me sì, diciamo. sì, sono coordinatore della cattedra Saramago a Roma 3 dove tra l'altro ne approfitto, da domani ci saranno tre giorni di convegno proprio per celebrare Saramago nell'anno del centenario in un è presente il rettore dell'Università Roma 3, mi fa particolarmente piacere salutarlo. Saramago è anche un laureato di Roma 3 e quindi questo crea tra l'Università di Roma 3 e José Saramago un legame affettivo eh, direi speciale, almeno per noi molto speciale. Eccola, grazie Giorgio e grazie allora anche al rettore. E la prima domanda che non è una domanda che volevo fare a Pilar eh, fuori dal libro, ma credo che interpreti, almeno spero, insomma, anche un po' il sentimento di tante le lettrici e tanti lettori di José Saramago. Quando mi capita di frequentare appunto dei giovani che vogliono scrivere o che amano appassionatamente la letteratura e di fare la domanda tipica, quali autori leggi, qual è il tuo autore preferito, qual è il tuo libro preferito addirittura, accade con costanza assoluta e definitiva che ci siano in quelle platee sempre dei giovani e dei giovanissimi che dicono il libro della mia vita è cecità, per esempio. E questo mi fa impressione perché, amando io stesso incondizionatamente l'opera di Giossess Saramago, penso, lo accennavamo anche qualche ora fa, che sia uno scrittore, tra virgolette dico così, difficile, ma in che senso magari lo capiamo. La potenza di Giossess Saramago è proprio questa di mettere, lo ricordava Giorgio, e quell'aspetto quell che lui ha sottolineato lo sottolineai ulteriormente, perché noi in italiano leggiamo cecità come cecità, ma il titolo originale è saggio sulla cecità, come poi il dittico si compone del saggio sulla lucidità. Dunque l'editore italiano pensò all'epoca che saggio sulla non sembrava un romanzo, ma nell'ottica che Giorgio ha ricordato è proprio il cuore del modo di pensare il romanzo di José Saramago. Quindi la posta in gioco conoscitiva è sempre straordinaria, ma riesce a essere incredibilmente comunicativo ed emotivo anche per lettori che talvolta riconoscono la fatica di sintonizzarsi su José Saramago, no? sulla sua musica. Allora Pilar, questa è una domanda, non domanda, ma che idea... Ti sei fatta tu in questi anni, ovviamente standogli accanto, ma anche conoscendo lettori in tutto il mondo, letteralmente, no? Di quale sia stata la scintilla che a un certo punto ha messo in sintonia i lettori nel mondo di Saramago e la sua opera pure così obiettivamente complessa. Com complessa nel senso che la posta in gioco è impegnativa. Grazie, grazie. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer que estén aquí. Eh, tengo que decir que han ido sucediendo y se han ido diciendo tantas cosas que en este momento ya ni sé lo que ha preguntado. Pero sí sé lo que les quiero decir. Es que has comentado hace un momento lo de el título, ensayo sobre la lucidez, lucididad. Sí, Saramago aceptó la propuesta editorial, pero él hubiera querido que se llamara Ensayo. Para terminar esta reflexión de Ensayo, él siempre decía que escribía novelas porque no sabía escribir ensayos, que eso los escribía Montaigne. Però c'è stato una volta qualcuno che le ha detto, non sai scrivere insegni, ma almeno hai scritti due. Insegno sulla ceguera, insegno sulla lucidezza. Grazie a tutti e buon pomeriggio, è un piacere essere qui. In questo giornata abbiamo detto e sono successe un sacco di cose. E adesso ci troviamo a parlare del titolo della sua opera principale che è anche del titolo del saggio sulla lucidità e vorrei dire innanzitutto che lui accettò la proposta editoriale che gli fu fatta ma in realtà lui voleva che si chiamasse saggio e per terminare lui in quanto scrittore si sentiva un romanziere perché non sentiva di essere in grado di scrivere saggi quello era per altri autori molte. E, pero, cualquiera después le dice: Tú en realidad, dos saggi los has escrito: hai El saggio sobre la lucididad y e el saggio sobre la También quería aclarar, Paolo: Antes hablaste del discurso del Nobel, donde él hace un ensayo sobre los personajes que acaban siendo maestros del escritor. Eh, el discurso del Nobel arranca con el hombre más sabio que he conocido en mi vida no sabe leer ni escribir. Era su abuelo. El contacto de José Saramago con los lectores era tal que el discurso del Nobel procede de un profesor de matemáticas de, de Madrid, de la enseñanza media, que se estaba quedando ciego, y fue y le llevó un dibujo que él había hecho y que pensaba que sería lo último, y era un hombre abrazado a un árbol. El abuelo Jerónimo, cuando sabía que se iba a morir, se despidió de los árboles. Ese dibujo nella mesa di Saramago diede lugar al discorso del Nobel. E anche prima di cominciare a parlare del premio Nobel e del discorso che è stato fatto, che in qualche modo è anche questo, un saggio, è molto importante parlare dei personaggi che. Diventavano poi nel tempo i maestri stessi dello scrittore per Saramago. E lui ha iniziato il discorso del Nobel con una frase eh, che diceva: L'uomo più saggio che ho conosciuto non sapeva né leggere né scrivere ed era mio nonno. Lui ha sempre avuto un contatto molto forte con i suoi lettori e il discorso. Del premio Nobel infatti è stato in qualche modo deriva da un professore delle scuole medie di matematica di Madrid che stava per diventare cieco e gli ha portato un disegno, un suo disegno che pensava potesse quasi essere l'ultimo perché stava diventando cieco. è un disegno di, che rappresentava suo nonno Geronimo eh, mentre, nel momento in cui abbracciò gli alberi prima di, prima di morire. Y e este diseño era sobre tavolo de di, di José e ha inspirado en in algún modo el su discurso para el Premio Nobel. Me parece importante decir esto porque los escritores no viven instalados en, en un paraíso, en la capilla Sistina. Hay una relación con los lectores. E questo è es una dimostrazione de di esa relazione con i lettori. È molto importante sottolineare questo, perché gli scrittori non vivono in una specie di paradiso, né in una cappella sistina. E per loro la relazione con i, con, i, con, i loro, con i propri lettori è fondamentale, e questo ne è la prova. E, prima di rispondere alla domanda, que no voy a conseguir porque ya no recuerdo, eh, sí quería decir que este libro tiene un fallo. Y es que el nombre del curador no está en la portada. No, tenías que estar. Tú eres el, el curador. Él seleccionó las conferencias de José Saramago y la honestidad es la honestidad. Son conferencias, pero él, Giorgio, las. la organizzo e mucha grazie eh, prima di rispondere alla domanda che, cosa che non farò perché me la sono dimenticata vorrei dire che in questo libro c'è un errore di partenza perché il nome del curatore non è sulla copertina eh, Giorgio ha selezionato le varie conferenze e in tutta onestà meritava di essere sulla copertina. Grazie. Allora Giochi. in realtà Pilara hai risposto perché hai raccontato questo rapporto con i lettori dicendo proprio un attimo fa, quindi quello è il segreto secondo me di Saramago e della sua fortuna, il sentimento che comunica di volontà di dialogo con i suoi lettori continuo, proprio uno che non sta come hai detto tu nella Cappella Sistina ma sta nel mondo, sta in rapporto con gli altri. E infatti, giocando anche un po' sull'evocazione della Cappella Sistina, eh, il rapporto di José Saramago con l'Italia ha a che fare anche con la bellezza, intesa come la bellezza più esagerata, quella del, del Rinascimento, quella naturalmente che ha prodotto capolavori intramontabili o il barocco. E volevo farti raccontare a, ai lettori e alle lettrici che ci ascoltano quell'episodio che hai evocato anche in un articolo che è stato pubblicato sulla Repubblica qualche giorno fa che ha a che fare con un problema alla vista di José Saramago e che c'entra proprio con il rapporto con la bellezza e con l'Italia. Credo che sia un piccolo racconto che tutti, secondo me, saranno contenti di sentire. Occorriò che José Saramago stava in Roma e un. desprendimiento de retina. Destacamiento de la retina. Y había cosa insólita en Italia y en Roma un chopero en la sanidad. ¿Xópero, huelga? Y de repente no lo podían tratar. Le diagnostican que, que tiene desprendimiento de retina no lo pueden operar, no había vuelos para Portugal. Y en esa situación, Saramago dijo, si voy a quedarme ciego, que la última imagen que se quede en su descolada retina, eh, que fuera Roma. Y se fue caminando, como podía, hasta la plaza de España y desde allí ver la perspectiva desde, desde lo alto. Y, y ver la perspectiva de, de Roma, y él lo dejó dicho luego en sus escritos, que si esa es la imagen que se tenía que llevar, eh, moriría o quedaría ciego feliz. Y en última instancia no le importaba que la última imagen a llevarse fuera esa, aunque muriera en otro sitio. Cuando él ya sabía que estaba mal y que le quedaban pocos meses de vida, vino a Italia, hizo un recorrido desde Milán a Roma, pasando por distintas ciudades, porque quería reencontrarse una vez más con la belleza absoluta. Infatti, vi raconterò... qualcosa che è successo a José a Roma, quando era qui eh, gli fu diagnosticato un distaccamento della retina e cosa insolita a Roma c'era uno sciopero, e, quindi non lo potevano trattare, non... gli era stato diagnosticato ma non potevano operarlo né poteva prendere dei voli per tornare a Lisbona. E lui che cosa disse? Lui mi disse eh, se dovessi restare cieco... Non mi dispiacerebbe che l'ultima immagine nella mia retina distaccata fosse proprio quella di Roma. E quindi lui cominciò a camminare per Piazza di Spagna per vedere la prospettiva dall'alto, per cercare una prospettiva di Roma. E lasciò infatti nei suoi scritti che sarebbe, rimasto, sarebbe stato un cieco felice se l'ultima immagine memorizzata all'interno della sua resina fosse stata proprio quella di Roma. Infatti in quel periodo, durante questo viaggio, viaggiò eh, da Milano a Roma proprio alla ricerca di questa immagine della bellezza assoluta. O sea, leia a los autori italianos, eh, diffrutava in Italia. Ovviamente Como no todo lo de nosotros mismos nos gusta, tampoco le gustaba todo de Italia. Había algunos, algunos resultados electorales que él no compartía, pero le gustaba mucho eh, la forma de indagar, de preguntar, la curiosidad, las propuestas italianas. Eh, fue su primer viaje internacional, escribió Manual de Pintura y Caligrafía, que es un recorrido por Italia mientras Portugal está de, tratando de liberarse de la dictadura fascista. Y entonces él viene aquí, aquí encuentra la libertad, y es un libro que para quien ame su país, para quien ame Italia, lo recomiendo. perché è la mirada di un straniero, però, da dentro. Lui leggeva molto gli autori italiani. Gli piaceva l'Italia. Però, come è giusto che fosse, come a tutti, non gli piacevano tutti gli aspetti di questo paese soprattutto alcuni risultati elettorali che non condivideva, e... però gli piaceva il modo in cui si fanno domande in Italia, la proposta nel complesso, la proposta complessiva italiana e il manuale di pittura e calligrafia, che è anche un risultato del suo primo viaggio internazionale in Italia, che fece per liberarsi, per scappare un po' dalla dittatura fascista che c'era in Portogallo, viene offerto uno sguardo... Eh, sull'Italia uno sguardo straniero però dall'interno Pilar a proposito di politica magari dopo diciamo qualcosa in più perché aveva una grande passione politica Giuseppe Saramago e secondo me molti lettori e lettrici italiane si ricordano anche del suo intervenire anche sulla politica italiana però prima di arrivare lì volevo fermarmi ancora sul rapporto con la scrittura e la letteratura italiana perché non lo sapevo, ma l'ho appreso e voglio condividerlo con voi mentre parlavamo all'Arena Robinson. Che eh, c'è un libro in particolare che un visitatore della sua casa di Lanzarote si trova davanti. Se, e vorrei che lo raccontassi tu. Ma anche dopo, se hai voglia anche di ricostruire alcune amicizie italiane. Porque me ha mucho colpido uh, el rapporto con Claudio Magris, por ejemplo, porque c'entra también con una visita a Lanzarote que Magris ha hecho a, a José Saramago. Sí, cuando se entra en la biblioteca de José Saramago, hay estantes alrededor, una mesa al fondo, un estante bajo delante y sobre ese estante la Divina Comedia en tres volúmenes. Eh, siempre decimos, en la biblioteca de José Saramago se entra por la Divina Comedia. Eh, y bueno, es un, es un, es un placer mirarlo y tocarlos cada vez que se entra. Eh, la biblioteca está abierta a la visita pública varias horas al día ahora, y a las personas que entran les decimos que acaricien los libros. No podrán leerlos, pero que los libros que tienen gente dentro, tienen autores dentro, no se sientan solos, que los acaricien y los toquen. Se toca también la divina comedia. Y lo de Magris, pues que fue la última visita que tuvo José Saramago en casa, cuando ya estaba muy mal, y Magris, autor del Danubio, había hecho un magnífico prólogo para viaje a Portugal que ya está para siempre unido al libro de Saramago. Irán siempre Saramago y Magris. Hablando de la biblioteca de José de Saramago, es composta digamos, en este modo. Hay scaffales, scaffalature todo a torno. un tavolo in fondo e uno scaffale più basso sul quale c'è la Divina Commedia in tre volumi. Quindi noi diciamo sempre che nella biblioteca di José si entra attraverso la Divina Commedia e questa eh, biblioteca è aperta alle visite del pubblico eh, durante diverse ore della giornata. Diciamo sempre ai visitatori di accarezzare i libri per far sì che gli autori non si sentano soli e che i personaggi, al loro interno, non si sentano soli. E per quanto riguarda il rapporto con Magris, che rappresenta l'ultima visita che José ha ricevuto, loro sono sempre stati molto uniti anche per via del prologo che lui ha scritto del suo viaggio in Portogallo, che li ha uniti e ha creato una relazione molto forte tra i due. in tutti gli eh? Eh, este prólogo a Claudio Magris le fue pedido para una colección de España. A continuación ya lo pidieron autorización para publicarlo en Portugal y ya en todas partes del mundo, en todos los idiomas, va eh, esa forma de ver el mundo de Magris acompañado de la forma de ver el mundo de José Saramago. Son dos miradas muy interesantes sobre un pequeño país, que es Portugal, pero también sobre una forma de estar en el mundo, que es el humanismo que ambos profesan. Quindi poi questo prologo che è stato tradotto in diverse lingue, c'è cioè l'edizione spagnola, sono state richieste l'autorizzazione per l'edizione in portoghese e diciamo, rappresenta lo sguardo di questi due autori, il modo di vedere questo paese, il Portogallo da parte di Magris e il modo accompagnato dalla visione di Saramago. Due sguardi diversi a da... Una serie di fattori, soprattutto dal fatto che tutti e due sono portavoci della corrente dell'umanismo nelle lezioni italiane eh, si scoprono quindi questo volume pubblicato dalla Nuova Frontiera si scoprono molte cose della biblioteca reale e ideale di José Saramago, la biblioteca italiana. Perché, per esempio, a un certo punto lui evoca una frase addirittura di Benedetto Croce. Che da noi ovviamente per decenni è stato molto frequentato, però altrettanto, non dico dimenticato, ma anche forse per certi versi opportunamente accantonato, visto che l'influenza che aveva avuto sulla cultura italiana era stata fin troppo marcata. Sto esagerando, ma la cosa interessante è proprio che invece José Saramago eh, usa una frase di Benedetto Croce, tutta la storia è storia contemporanea, dicendo addirittura che alla luce di queste parole rivelatrici. Ho realizzato il mio lavoro di scrittore. Sebbene ahimè sia disposto a riconoscere che il maestro avrebbe meritato un alunno più capace e che la lezione avrebbe dovuto giustificare un frutto più saporito. Non è vero, ma in realtà è straordinario questo fatto, no? cioè pensare a tutta l'opera di Saramago come un'opera in cui la storia è sempre storia contemporanea. Non so se Pilar volevi commentare, e che Saramago. no era muy partidario del término historia. Era partidario del término tiempo. Historia es una organización en función de el poder, las guerras, las batallas, las conquistas y los ciudadanos anónimos. Están en el tiempo y sobre ellos Escribió Saramago. Levantado del suelo, Memorial del convento, todos los nombres, ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez. Toda la obra de José Saramago es sobre seres anónimos que no están en la historia, están en el tiempo. Saramago no era un amante del termine storia, lui era un amante della parola tempo, infatti intendeva la storia come frutto dell'organizzazione dell di potere, qualcosa appunto relativa alle guerre, alle conquiste. Lui scriveva per i cittadini anonimi che erano parte del tempo, scriveva di loro e per loro, infatti come Memoria del Convento, Saggio sulla Secità. Lui appunto scriveva di questi esseri anonimi che non facevano parte della storia ma facevano parte del tempo. In una conferenza, che non so sé se sta in tuo libro, eh, Saramago dice che il tempo è come il mare. Sta nel libro, vero? Pues, allora tu mi corriggi se dico qualcosa di male. Eh, il tempo. Y ahí en el mar está Petrarca, está Platón, está eh, Humberto Eco, eh, está el, eh, están los Beatles y está el cantante más de moda, que no sé cómo se llama. Me he quedado en los Beatles. Eh, y entonces dice, todos estamos en el mar y los de este tiempo... Somos como la espuma del mar. Llegamos a la playa, rompe la ola, vuelve al mar, rompe la ola, vuelve al mar. Somos espuma, pero estamos dentro del mar. ¿Es así? ¿Lo quieres traducir? No sé si era presente poi, en el libro. Nella collezione di conferenze, questa citazione, questa metafora che José fa, eh, la similitudine tra il tempo e il mare. E nel mare che si trovano tutti i personaggi eh, famosi: Petrarca, Platone, Umberto Eco, e Ci diciamo, eh, raffigura noi come la spuma del mare, che dal mare partiamo, arriviamo. Sulla riva, ci infrangiamo lì, ci rompiamo y e poi torniamo di nuevo nel mare. Y e así via, i nuovi contemporáneos harán la misma cosa. Y todos somos contemporáneos, en el fondo, todos somos contemporáneos. Nos leemos, nos miramos, nos sentimos. Por eso, todo es presente, o entonces todo es pasado. Pero es mar. Eh, Vamo a dare la ragione a Croce e a dire che tutto è presente. E tutti siamo contemporanei, tutti ci vediamo, tutti ci sentiamo e tutti ci leggiamo. Tutto ciò per dire che noi tutti facciamo parte del presente e siamo tutti contemporanei in questo momento. Prendiamoci una lusinga che ci fornisce José Saramago in quanto italiani. Per quanto consapevoli dei limiti del nostro paese, molti, moltissimi, l'Italia, dice Saramago, dovrebbe essere, mi si perdoni l'esagerazione, il premio per essere venuti a questo mondo. Una divinità che sia davvero incaricata di distribuire la giustizia e non gli affanni, esperta d'arte, dovrebbe mormorare all'orecchio di ciascuno di noi almeno una volta nella vita. Sei nato? Allora vai in Italia. E questo premio per essere nati che è l'Italia. Insomma, forse è troppo generoso, ma, ma è, è commovente comunque. Quello che naturalmente già eh, Pilar accennava. È ovvio che Saramago con la sua lucidità, per usare un termine a lui caro, sapeva perfettamente osservare più o meno da vicino anche la situazione politica in Italia. E volevo fare anche qui un passaggio: lo facevamo prima l'Arena Robinson di Repubblica, perché quel giornale e come tutti sapete è stato molto in prima linea in una certa stagione politica di questo paese. Saramago addirittura negli ultimi anni della sua vita ha scritto un testo che si chiamava La cosa Berlusconi, e non per parlare di Berlusconi in sé, eh, o come diceva forse Gaber, parlare di Berlusconi in me o in noi, ma il, il, il senso di questa suggestione è proprio del fatto della sua passione politica. Che era anche una passione estetica da un certo punto di vista, no? estetica e morale e etica, quindi allo stesso tempo. Ma, ma tu, che eh, appunto, sei stata molto vicino, sapevi quanto potesse essere anche duro nei confronti di certe scelte politiche anche de, di un paese che non era il suo direttamente? Bueno, in eh, un mismo presente, Esto no opino porque no es mi país. Eso no ocurría en Saramago. O sea, ¿qué es esto de no es mi país si vivimos todos en un mismo planeta? Si vivimos todos... Alguien decía un día que los continentes son islas eh, y estamos todos comunicados, unos más grandes, otros otras islas más pequeñas, ¿cómo que yo no puedo opinar de lo que está pasando en ese extremo de mi isla, que es Europa? Entonces, sí, Saramago opinó sobre Berlusconi y tuvo una posición política y la dejó reflejada. Y él sentía que algo muy fuerte estaba pasando en Italia. Y que ese algo, como otras cosas que pasan en Italia, se podría extender por toda Europa. Y reflexionaba con, con preocupación. Y por quitarle eh, eh, gravedad al asunto, diré que hay. ¿Cómo se llamaba la película que hemos hablado hoy? La de No, la de la de aquí, la de la del de italiano. Que hay un no. Divo. No. La de la de mm, per l'amore di Dio. Bueno, traduce quello che hai detto e mentre voi pensando. Quindi se abbiamo detto che José pensava che tutti siamo contemporanei che tutti facciamo parte di questo tempo, come poteva non avere un'idea, un'opinione su ciò che succedeva negli altri paesi se viviamo tutti sullo stesso pianeta? Lui infatti intendeva, vedeva questo mondo come una serie di isole che però erano in qualche modo comunicanti, comunicavano tra loro, la più grande con la più piccola, quindi come poteva lui non interessarsi a quello che succedeva negli altri, negli altri paesi? Lui aveva delle opinioni su Berlusconi, sulla situazione politica italiana, opinioni che ha espresso più volte, era preoccupato da quello che succedeva negli altri paesi. Países en Europa y también en Italia. El y hablábamos de este filme. Que... Sí, el filme que no, que no recordamos es de Sorrentino. Y, y en cierto momento, la mujer de, de Berlusconi dice: Estoy leyendo un libro de Saramago y no habla bien de ti. Y Berlusconi dice: Ah, pero eso es estupendo que un premio Nobel hable de uno. Eso está muy bien. Eh, Sorrentino. Pero no sé cómo se, se llama. El filme se film llama si Loro, 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 proprio così. Loro, Loro, ¿Sí? Loro, como ellos, eh, de Paolo Sorrentino, la, la mujer de Berlusconi que legge un libro de Saramago. Sí, sí, así. En fin, que, que lo que quería decir era que Saramago no se sentía ajeno a nada de lo que pasaba en el mundo y que la casa de Saramago de alguna manera se convirtió en un lugar de última instancia. Entonces, personas que no encontraban solución a sus problemas o a sus inquietudes, de alguna manera acababan siempre en la casa de Saramago, o acababan muchas en la casa de Saramago. Y, y esa era una reivindicación que él tenía. Nada podía resultarnos ajeno, ni África, ni el medio ambiente, ni los desaparecidos de Argentina ni las dictaduras, ni los intentos de democracia, ni la igualdad de género, ni las libertades personales. Todo tenía sentido, porque era un ser humano que vivía con los sentimientos de otros seres humanos, que escribía para otros seres humanos recogiendo la tradición del tiempo presente. Entonces, como ese puente... Non poteva rimanere ajeno a nada di quello che passara. Si tratta di un film appunto di Sorrentino, loro, e in cui eh, in quel momento la, la moglie di Berlusconi dice a lui. In un libro di Saramago si parla male di te e lui risponde, eh, è comunque bello che un premio Nobel parli di me in ogni caso. <ride> lui si è sempre sentito molto vicino a, alle questioni, ai temi principali che venivano trattati nel mondo. Infatti casa sua un, era un po' un luogo di, di ultima istanza dove si recavano persone inquiete, persone con preoccupazioni. Per cercare di trovare delle soluzioni ai propri problemi. E questa era proprio una delle rivendicazioni che aveva: appunto l'interesse per le diverse questioni eh, del tempo presente, le questioni contemporanee: che fosse la questione della povertà in Africa, la questione ambientale, los desaparecidos in Argentina, eh, la democrazia, le dittature, l'uguaglianza di genere, i diritti dell'uomo. Saramago era un uomo che viveva i sentimenti dell'uomo, i sentimenti degli altri e raccoglieva la tradizione del tempo presente. Grazie Pilar, volevo farti un'ultima... Prego, prego, facciamo un applauso. Un'ultima domanda prima di, di chiudere, è una domanda che ha a che fare... Con il centenario, cioè con questo anno del centenario dove stai seguendo, in cui stai seguendo tante attività in giro per il mondo, hai parlato della Casa di Lanzarote, che è comunque una casa aperta al pubblico, così come è aperta al pubblico anche la Casa della Fondazione Saramago a Lisbona, che organizza moltissimi, moltissime attività. C'è qualcosa che ti ha sorpreso, che ti ha. Esculpido, diciamo que quieres compartir con nosotros de este año del centenario, entre las tante cosas que has hecho, entre los tantos lectores que ha encontrado. Pues, miren, pensamos organizar el centenario y vino una pandemia. Y ahí pensamos que estábamos castigados por los dioses. Los dioses han quedado picolos pequeñito, porque todo se ha desbordado. Iniciativas en aldeas, dibujos de escolares, conferencias en universidades, congresos, inauguraciones en los lugares más extraños, vías y plazas Saramago. Ante de ayer, lugar de la lectura en un parque Magnífico en México. Salamago, participé en la inauguración. Hace cuatro días había sido en Uruguay. Eh, aldeas, es decir, ¿qué pasa para un escritor que se murió hace 12 años? Haya esta apetencia, este, esta necesidad de reivindicarlo, de llevarlo. Escrito de tatuajes, o sea, lo he visto, he visto a gente con frases tatuadas. ¿Qué es lo que pasa? Te lo dejo a ti. Sí, eh, infatti, estamos cercando de organizar el suo centenario y e luego poi è arrivata la pandemia con todo lo que. Ha significato per noi, pensavamo di essere stati in qualche modo puniti dagli dèi, ma poi iniziative eh, nei piccoli villaggi, nei borghi, congressi universitari, inaugurazioni di luoghi, di parchi. Uno scrittore che a 12 anni dalla sua morte è ancora così tanto presente eh, nelle, nelle vite dei lettori di tutti noi. Questa necessità di rivendicare ciò che lui affermava, i suoi scritti. Ho visto frasi tatuate sulla pelle delle persone, con le sue frasi, con le sue citazioni. Pues, esempi eh, che eh, lasciano anonadato a las personas. Eh, por ejemplo, eh, Asunto nacionalismo en España. Saben que ha habido siempre problemas entre distintos lugares. Que una obra de José Saramago, titulada Ensayo sobre la ceguera, se lleva a escena con dos idiomas, catalán y portugués. Es decir, este es un sueño de Saramago, que cada uno hable su idioma y se entiendan. Y se lleva como homenaje. Eh, y es el Teatro Nacional de Cataluña, el Teatro Nacional de Portugal. Se hacen pequeños filmes. Eh, se han hecho, de verdad, es que bailados, eh, recitales de poesía. Y dice, ¿va a hacer un recital de poesía? Y dice, sí, los amigos de Saramago. ¿Cómo? Bueno, poemas que Saramago haya podido leer o recitar, y esto ocurre en lugares extraños, pequeños. En definitiva, los lectores y las lectoras que hacen esto en bibliotecas públicas vienen a desmentir la idea de la muerte. Saramago escribió Intermitencias de la Muerte. Y dijo, al día siguiente no murió nadie. No, no es cierto. Al día siguiente muere gente. Pero lo que sí es verdad es como si la muerte estuviera preservando de alguna manera la obra de José Saramago. Doce años después, sus libros están en todas las librerías. E insisto, cada día son más las propuestas de intervención. Con la obra de Saramago. Ah, al día siguiente de morir Saramago, en un periódico de España había un. ¿Cómo se llaman los, los uh, chistes, los uh, recuadros? los una, una viñeta. La viñeta, eh, y era la muerte leyendo un libro de Saramago y preguntándose: ¿qué he hecho? Eh, entonces, de alguna manera, es como si ciudadanos en América, desde Alaska a la Patagonia, o en Asia, o en Europa, o en África, nos pregun le preguntáramos qué has hecho y la desmintiéramos. Questi sono esempi che ci lasciano senza parole e ci in qualche modo confermano l'eredità che questo scrittore ci ha lasciato. Se pensiamo a, al modo in cui lui ha parlato della questione del nazionalismo in Spagna, il suo saggio sulla cecità tradotto in tantissime lingue, un sogno per lui il fatto che ognuno potesse ascoltare ciò che aveva da dire nella propria lingua, infatti è stato tradotto in catalano come in portoghese, e le sue opere diventate opere teatrali, recitate come poesie nei luoghi più remoti dalle, da persone che vivono nei diversi angoli del pianeta, tutto ciò che i lettori stanno facendo con le sue opere in qualche modo smentiscono il concetto di morte. Lui nelle in intermittenze della morte aveva detto il giorno dopo non morì nessuno, ma non era vero, il giorno dopo muore sempre qualcuno. Ma in qualche modo la morte eh, preserva la sua vita, in questo caso, attraverso i lettori e i libri che tutti continuano a leggere. E che sono in qualche modo aumentano sempre questi lettori e l'amore che, che provano verso di lui. Il giorno dopo la sua morte in un giornale in Spagna è stata pubblicata una vignetta. La morte, in quel caso, leggeva eh, un libro di Saramago e pensò: Ma cosa ho fatto?. Ed è fantastico vedere come da tutte le parti del mondo, dall'Alaska alla Patagonia, l'Africa, all spaziando per tutti i continenti, c'è come questa domanda rivolta verso la morte: Al pensiero, ma che cosa hai fatto? Chi ti sei preso? Per chiudere questo incontro, molto bello, penso che occorrano le parole appunto di José Saramago e sono in questo libro che si chiama Lezioni italiane, curato da Giorgio De Marchis per la nuova frontiera. Il, vi leggo solo 5-6 righe, ma hanno a che fare con quel nonno che abbiamo evocato, quel nonno che non sapeva leggere e scrivere. Dice così Saramago. Allora mio nonno, quando il carretto che avrebbe dovuto portarlo alla stazione ferroviaria arrivò alla porta, andò in giardino e si congedò da tutti gli alberi, abbracciandoli uno per uno e piangendo. Questo vecchio pastore rozzo, analfabeta, aveva dentro di sé un tesoro di sensibilità tale che sentendo che non avrebbe fatto ritorno a casa andò a congedarsi dagli esseri viventi con cui non parlo mai, che sembrano non provare nulla mentre lui sì, lui parlava, lui provava sentimenti, riconosceva quegli alberi che per lui erano stati la vita e si congedò da loro come si sarebbe congedato dai figli o dai fratelli o dai nipoti. Mio nonno non separava la vita dalla vita, sembrava abitare sulla superficie delle cose, ma alla fine dimostrò che il suo mondo era dentro di esse. Questo nipote, che comunque continua a esserlo, anche se ormai ha più anni di quelli che un tempo ne hanno avuti loro, questo nipote, insisto, quando scrive dei suoi nonni sta impedendo che muoiano definitivamente. Credo che comprendere questo significa avanzare nel cammino che porta all'interno della pietra, dove mio nonno è sempre stato senza che io lo sapessi, e credo sia per questo che scrivo. José Saramago, Lezioni Italiane, grazie a Pilar del Rio, grazie per essere stata più libri più liberi, grazie a Giorgio De Marchis, grazie per l'aiuto. Eh? Vincenzo, Vincenzo Tripoli. Grazie, grazie mille, grazie a tutti voi. Il libro lo trovate, e anche per le firme, se volete lo trovate al banco, comunque cominciando a defluire, come si dice in questi casi.